Un ottimo sabato per il volley biellese. La Virtus cancella la brutta figura fatta contro Acqui Terme. Batte 3-1 Novate in trasferta e ritrova la giusta fiducia. Sicuramente è importante venire qui a fare 3 punti, soprattutto per un booster di autostima, dato che appunto la prima partita di ritorno dopo la pausa per il Covid non siamo andati in campo nel migliore dei modi e quindi era importante fare bene in questa palestra. Diciamo che anche oggi ci sono state delle problematiche, non abbiamo magari giocato al meglio in alcuni momenti, era importante essere precise, diciamo, e non sbagliare nei momenti decisivi. Fortunatamente siamo riusciti poi a riprenderci, infatti siamo riusciti a portare a casa. In Serie C, il Team Volley centra l'11ª vittoria in altrettante gare di campionato. Le imbattibili ragazze di Coach Preziosa piegano anche la Pavic Romagnano, solito 3-0, ma contro un valido avversario. E è stata una bella partita, quella contro Pavic, siamo molto contente, siamo state costanti e a parte 2 o 3 momenti in cui abbiamo un po' calato, abbiamo sempre tenuto noi la testa, abbiamo sempre dettato noi i tempi del match. Quindi siamo molto contente e questo è il frutto del lavoro che abbiamo fatto in queste settimane, ma soprattutto del lavoro che abbiamo fatto durante le vacanze di Natale, in quanto non abbiamo mai mollato e ci siamo sempre allenate e questo è il risultato. Quindi sono molto contenta della nostra prestazione perché davvero a livello di squadra siamo state molto brave. Il livello di squadra è riuscito, diciamo, a colmare un po' quelle che sono state le defezioni fisiche che abbiamo avuto, non abbiamo troppi cambi, diciamo, però in qualche modo stiamo riuscendo lo stesso a far squadra e piano piano tutte stanno riprendendo il loro posto per far sì che la squadra riesca di nuovo a essere al completo. Vittoria importante, meno male, perché comunque ci mettiamo in una posizione di classifica decisamente buona. Non era semplice la partita di questa sera perché siamo reduci da una settimana, anzi diciamo anche due, un po' complicate per via delle presenze in palestra, un po' di acciacchi, ma su questo poi sarai molto più chiaro tu. Bene per certi aspetti, continuiamo a non essere così efficaci come dovremmo essere sulla difesa. E questo è sicuramente un aspetto dove dovremmo fare un po' meglio, perché andando avanti e complicandosi le partite sicuramente ci sarà bisogno di essere più precisi in tante cose. Dal punto di vista fisico, come dice Paolo, sono 2 settimane in cui fatichiamo ad avere tutto il gruppo a disposizione al 100% perché ci sono troppe infiammazioni, troppi acciacchi e stiamo lavorando appunto per gestire queste situazioni. Stasera comunque fisicamente, a mio modo di vedere, abbiamo fatto un'ottima partita, anche chi ha sofferto un po' durante la settimana ha comunque dimostrato di poter tenere il campo senza problemi, senza dover nominare per forza i singoli, quindi siamo soddisfatti. Sicuramente si può fare molto molto meglio, ma per il periodo di stagione, essendo la seconda giornata dopo il lungo stop, sono molto soddisfatto e fiducioso per il futuro. Serata sul velluto anche per la SPP. I ragazzi di Coach Di Leonardo superano agevolmente il Custorino in una partita senza storia. 3-0 anche al Palapaiette, terzo posto in campionato. Ospiti d'onore gli atleti della Assad Biella, che hanno tifato calorosamente per i biellesi.